Torniamo alla nostra Italia e torniamo con il sorriso, nonostante il primo capo della squadra di Conte. Conte che non ispira soltanto i giocatori che allena, ma anche degli artisti. È il caso di un duo che al commissario tecnico alla nazionale ha dedicato una canzone davvero speciale. Ascoltiamola. Ci tocca la Spagna, ma anche se fosse stata la Croazia, il commento sarebbe stato identico. Dove può arrivare questa Italia? Ma io penso che noi dobbiamo metterci in testa che noi dobbiamo arrivare fino a dove meritiamo e che con il lavoro e tra virgolette l'atteggiamento giusto noi arriveremo in fondo. Senza recriminazioni sotto tutti i punti di vista. L'Italia di Dante, Leonardo e Bobbio mi aveva sfiduciato per colpa di Carobbio. Ho fatto un progetto basato sul lavoro, crediamoci ragazzi, cantiamo tutti in coro una nazionale cacciante. In Francia di questi tempi spopolano i fratelli Catoggio, in arte Ale e Saba, calciatori ed imitatori dilettanti, ma nemmeno troppo. Per rimbalzare nelle TV e nelle radio di mezza Europa è bastato andare oltre Alpe e cantare per le strade il nuovo inno italiano. Una nazionale ghiacciante, una nazionale ghiacciante, una squadra bella e ignorante che ci dimostri che sia grande. La fatica più grande? Tradurre ai giornalisti stranieri l'aggettivo agghiacciante, anche a tavola. Le zali devono fare lo scivolamento e poi ci vuole la diagonale del quinto che deve tagliare sul primo palo come faceva Lichtensteiner alla mia Juventus, che gliel'ho insegnato io ad Allegri, caro mio Allegri. Ma ecco che è una nazionale importante, come sempre Antonio fa un buon lavoro. Però credo che magari fa qualche anno magari arrivo io in nazionale e magari vinco anche il mondiale. Mi sto godendo questo europeo dalla suite del San Raffaele e come sempre forza Italia! Burghiamo gli avversari con Zazza e Pelé, Zazza e Pelé.